Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Stefano Guberti, autore del gol, vittoria di questa amichevole. Spesso si dice che le amichevoli estive non contino molto, invece la seconda amichevole è importante per il Perugia, un'occasione sicuramente per mettere minuti nelle gambe, ma anche per imparare ad essere più squadra con un allenatore nuovo. Beh sì, non possiamo permetterci noi di buttar via del tempo, quindi qualsiasi amichevole ci sia, qualsiasi partita che ci sia, qualsiasi allenamento che ci sia, per noi è fondamentale, perché abbiamo cambiato allenatore, sono cambiate, ovviamente ha portato delle idee diverse, dobbiamo assimilarle tutte, quindi è importante mettere in pratica quello che poi proviamo in settimana, quindi queste amichevoli per noi sono fondamentali. È vero che non conta nulla tra virgolette vincere queste amichevoli, ma penso che a livello di autostima, a livello comunque di amalgamare tutto, penso sia importante. Io sono contento, a parte il risultato, del fatto che comunque siamo riusciti a mettere in pratica quello che abbiamo provato, secondo me facendo bene, anche se la condizione ovviamente non può essere ottimale, dobbiamo migliorare in tante cose, ma sono soddisfatto, anche se come ho detto prima non conta nulla, però è importante adesso continuare su questa strada qua. Ecco, a questa soddisfazione di squadra si aggiunge una soddisfazione che è legata alla presenza di Guberti, che quest'anno ha fatto la preparazione e già si vede la differenza. Ecco, come stai? E sicuramente quest'anno sarà per te un anno diverso rispetto a quello dello scorso anno. Preferisco non dir nulla, però rispetto all'anno scorso mi sento meglio, sento che risento le sensazioni positive che sentivo in passato, quindi ci vado con i piedi di piombo, però è importante tutto, è importante che ho sensazioni positive, mi sento bene, quindi spero di far bene, ma penso che tutta la squadra stia facendo quello che deve fare, stiamo lavorando tanto, però penso che ci serva per arrivare all'inizio campionato che siamo già squadra. Ecco, domenica il primo impegno ufficiale, l'Alessandria sicuramente da non sottovalutare perché è stata la sorpresa dello scorso anno in Coppa Italia. Ma sì, ma noi non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, né la SPAL, né l'Alessandria, né chiunque verrà qua a giocare partite amichevoli o ufficiali. Non siamo nella situazione per poter sottovalutare nessuno, noi dobbiamo essere sempre gli stessi, indipendentemente da chi venga l'avversario, senza sottovalutare mai nessuno e senza neanche aver paura di nessuno. Noi dobbiamo avere un'identità nostra e portarla in campo. Eravate in campo per il riscaldamento, ma sono stati scoperti i calendari del prossimo anno, un inizio importante, abbastanza difficile possiamo dirlo per il Perugia, anche se poi in realtà sono forse anche gli altri che devono avere paura del Perugia, giusto? Ma io sono dell'idea che quest'anno sia ancora un campionato più equilibrato di quello dell'anno scorso, quindi chiunque beccavi bene o male erano tutte parti difficili, anche perché, come ho detto poco fa, inizio campionato è particolare, perché penso che quelli che riescono a essere squadra il prima possibile poi hanno benefici soprattutto inizio campionato, quindi non conta tanto l'avversario, conta come arriviamo noi, e sarebbe importante che continuiamo su questa strada e poi affronteremo di parte in partita cercando di vincere o comunque di mettere in difficoltà tutte le squadre che vengono qua o dove andiamo. Grazie.